Ciao, vi lascio subito il video e dopo parleremo di Batman vs. Superman. Si chiamava Jodie. Cioè, si chiama, ma per me è come se non esistesse più. Scusa, Jodie non è un nome da donna? Da donna? Tipo Jodie Foster? Sì, ma può essere anche un nome da uomo, tipo Jodie Maggio. Jodie Maggio. Vabbè, fatto sta che stiamo insieme da più di un anno, quando all'improvviso è finita. Ma è finita bene o è finita male? Male! È finita male, no? Le storie si finiscono sempre male, altrimenti non finirebbero. Credo di aver capito che t'ha lasciato lui. Il giorno in cui ho chiesto di sposarlo. Ah, tu gli hai chiesto di sposarlo? Lui mi ha chiesto di sposarmi. Il giorno in cui lui mi ha chiesto di sposarlo. Cioè, lui ti ha chiesto di sposarlo e poi t'ha lasciato il giorno stesso. Hai capito la stronza? E la stronza chi? Hai capito io? Che stronza? Tu? Io? E gli ho pure detto di sì. Ma, scusa, se te lo chiedo, ma come mai è finita? Perché voleva un figlio a tutti i costi. Ma vedi che strano, perché normalmente sono le donne che insistono molto su... Infatti lei insisteva. Lei chi? Lui. Lui. Ma non è che io non volessi, credimi, io volevo. Dico, dammi tempo, ma credo che il matrimonio me ne voglia, no? Incentivami. Aspetta che mi monti, questa cosa invece no, lui smaniava dalla voglia di rimanere incinta. Come incinta? Cinto. Incinto. Insomma, come cavolo si dice quando voi volete ficcare quei cosetti negli ovuli? Incinta. E io vi ho detto, incinta. Secondo Latino Review, la nuova programmazione fissata dalla Warner DC Comics per contrastare le uscite Marvel del 2015 vedrebbero le produzioni di Batman vs. Superman e Justice League in contemporanea. La fonte attendibile di questa news è proprio Dwayne Johnson, The Rock, impegnato in entrambe le pellicole. Latino Review sostiene anche che Batman vs. Superman si concluderà con un grandioso cliffhanger teaser che introdurrà Justice League. I due film potrebbero quindi essere girati contemporaneamente o in sequenza, back to back, con la stessa modalità utilizzata per Lo Hobbit o I Pirati dei Caraibi. Ce la faranno? L'unica cosa certa ad oggi è che Batman vs. Superman uscirà il 17 luglio del 2015. Questo è sicuro. Fateci sapere con i vostri commenti che ne pensate. Se vi va, mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Anteprima Cinema, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!